Salve Centaglia, qua è Ben e siamo tornati sui quiz della patente. Allora, prima di ogni cosa bisogna bere per restare idratati. Ah! Non riesce a chiudere la bottiglia. Se non avete bevuto acqua, non siete autorizzati a proseguire con la visione di questo video. Allora, si spera che Ben in fase di editing non stia registrando esattamente questo pezzo, ma che tagli nel momento esatto, perché se licco cose, chissà che potrebbe succedere. Allora, premessa. Questa volta sto facendo i quiz della patente sempre sul sito della puntata precedente, sul sito della scuola guida, però ho Firefox che sta caricando un video su YouTube, e dato che io ho una connessione che se carichi un video su YouTube tutto si rallenta, perché vivo in Italia e l'Italia è il terzo mondo dell'internet, si spera che questa volta carichi le immagini. Se non carica le immagini dovrei avere il PDF pronto. Sai cosa? Per evitare di sprecare tempo, dove sta? Cartelli, patente, tabellone. Ok. Allora, tra l'altro uno di voi nelle vecchie puntate mi aveva chiesto se potevo mettere il link del PDF con i cartelli. Il link del PDF con i cartelli, dato che non l'ho ritrovato, ho caricato il PDF sul mio Google Drive e nella descrizione di questo video trovate effettivamente il PDF, quindi fate vedere se riesco a mostrarvi. Ok, aspetta, però mettilo su. Ok, il PDF è questo qua, signori. È praticamente questo qua il PDF. E già che ci siamo, credo che potremmo anche metterlo grande così. Questo si potrebbe anche chiudere. Ok. Ok. E a posto, questo qui è il PDF. Se dovesse servirvi, nella descrizione trovate il link per averlo. Quindi ora lo tolgo dalla visuale perché era un attimino ingombrante. Era un attimino ingombrante. E adesso, patenti A e B. Speriamo che questa volta non laghi assolutamente nulla. Speriamo che non laghi assolutamente nulla. Ho dei messaggi importanti? No. Ci metterà un attimino a caricare perché Firefox sta caricando un video. Ah già, devo fare un attimo il login. Aspettate un attimo, signori. Devo fare un attimo il login. Devo riprendere i dati. A voi taglierò direttamente al pezzo interessato. Ok, ci siamo, ci siamo. Allora, domanda numero 1. Mi sto riprendendo tutto quanto. OBS sta riprendendo e Audacity sta registrando la voce. Tutto procede perfettamente. Le macchine operatrici possono essere semoventi o trainate. Vero? Ok. Il segnale raffigurato preannuncia lo sbocco della strada sull'argine di un fiume. Cioè, in che senso lo sbocco della strada? Cioè, indica che c'è il rischio di cadere in un fiume, quindi penso di sì. Ok. Il segnale raffigurato consente l'uso del clacson per richiamare l'attenzione in qualsiasi circostanza. Falso, questo è un divieto di utilizzo del clacson. Ricordate che da codice della strada il clacson andrebbe usato, in realtà il nome tecnico sarebbe dispositivo acustico, ma va bene. Il clacson dovrebbe venire usato solo per segnalare un pericolo. In altri casi non dovrebbe venire mai utilizzato, quindi falso. Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine di una corsia riservata ai ciclisti. Vero. Il segnale raffigurato preannuncia che la circolazione non può svolgersi contemporaneamente nei due sensi. Vero, questo è segnale di senso unico alternato e indica che noi dobbiamo dare la precedenza a chi c'è davanti a noi. Ovviamente ricordatevi che se c'è il semaforo o il vigile, questo cartello, cioè se c'è il semaforo o il vigile a gestire la situazione, questo cartello è inutile. Quindi, vero. La corsia A, rappresentata in figura, ok, consente al conducente di svoltare solo a sinistra. La corsia A è questa qua. Se io clicco, ok, non fa lo zoom. La corsia A è questa qua. E la freccia punta solo a sinistra, si può andare solo a sinistra, vero? Quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura, non si può svoltare a sinistra. Questo è vero perché, aspetta. Aspetta.
Qui ci potrebbe essere un attimo la fregarella. Perché quando il vigile è così in T-pose, praticamente è il divieto di passare. È letteralmente il semaforo rosso. Però se noi siamo di... Però in questa figura il vigile è di spalle. Se il vigile è di spalle, si potrà andare a sinistra. Non credo. Non credo proprio. Quindi non si può svoltare a sinistra. Io dico vero, perché mi sembra di ricordare che la svolta a sinistra sia solo in altre circostanze. Oh mio Dio, ce l'ho fatta! Non mi sono fatto fregare, perché mi ricordavo che quando si poteva svoltare a sinistra, il vigile metteva le braccia tipo a angolo retto, mi sembra di ricordare. Oppure, invece che ad angolo retto, era in T-pose, ma nel senso opposto. Quindi è tipo così. È difficile per me perché sono sulla sedia. Il segnale raffigurato preavvisa a sinistra un cavalcavia. No? Perché dovrebbe farlo? Il segnale raffigurato, comunque noto che sta caricando molto veloce, quindi siamo a posto. Il segnale raffigurato indica gli autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate quale corsia debbono percorrere, vero? Il pannello... ragazzi, in questo caso... L'autocarro di massa complessiva superiore a 3,5 può stare solo sulla corsia di destra. Il pannello integrativo raffigurato posto sotto il segnale parcheggio indica che si può parcheggiare nei giorni festivi dalle 8 alle 20. Vero? Questo è vero perché questi due martelli indicano giorni lavorativi, quindi dal lunedì al venerdì, quindi nei giorni festivi si dovrebbe essere in grado di farlo. Non mi sta mandando avanti il coso? Non so se. Ok, no, ci stava mettendo un attimo a caricare. Ok, scusatemi. Errore, perché è sbagliata? Il pannello integrativo raffigurato tempo di validità indica il tempo di validità durante il quale vige la prescrizione limitatamente ai giorni lavorativi. Il pannello integrativo raffigurato posto sotto il segnale parcheggio indica che si può parcheggiare. Ok, allora mi sono confuso. Ok, non era. Già è vero, sono scemo io. Sono scemo io, è vero. Questo indica che il segnale sopra vige nei giorni lavorativi nell'orario raffigurato. Quindi. Cos'era? Aspetta. Si può parcheggiare, sì. Ok, sì, in questo caso sì, vuol dire si può parcheggiare solo nei giorni lavorativi dalle 8 alle 20. Se fosse stato divieto di parcheggio, allora sarebbe stata corretta. Ok. Primo errore. È obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi quando gli animali che si trovano sulla strada danno segni di spavento. Ovvio. Ricordatevi, ragazzi, se voi... Prendete un animale con la macchina, un motorino o qualcosa, insomma, fate un incidente e prendete un animale e andate via per i cavoli vostri. Ricordatevi che per codice della strada vale come omissione di soccorso. La distanza di sicurezza può essere inferiore allo spazio percorso nel tempo. Aspetta, la distanza di sicurezza può essere inferiore allo spazio percorso nel tempo di reazione. Falso! Deve essere sempre più lunga perché se è più corta del tempo di reazione, te non fai in tempo ad accorgerti e devi frenare che ti sei già schiantato. Quando ad un incrocio urbano, al segnale di via libera, il veicolo che precede tarda a riprendere la marcia, è opportuno suonare insistentemente per sollecitare il conducente a rimettersi in moto. Allora, da codice della strada, tutti noi lo facciamo, ma da codice della strada questa cosa non dovrebbe essere fatta. Da codice della strada il clacson, se, come già detto prima, serve solo per segnalare una situazione di pericolo. A cose normali dovresti aspettare che il tizio davanti a te finisca di farsi i cavoli suoi e poi con tutta la sua calma riparta. Però magari il tempo ci mette a farlo, passa lui e per te che sei dietro riscatta il rosso. Però comunque falso perché non si può suonare il clacson. Giungendo all'incrocio rappresentato in figura, il veicolo L deve dare la precedenza al veicolo B. Grazie per aver caricato, mi stava prendendo paura perché non c'era scritto, non c'è scritto nemmeno segnale numero, quindi sarebbe un po' un problema. Allora, chi è che deve dare a chi? L deve dare la precedenza a B.
Vero? Verissimo. Perché passano P, D, B e L. Sì, L deve dare precedenza a B. Il conducente del veicolo che viene sorpassato deve agevolare la manovra di sorpasso e non accelerare. Verissimo. La sosta è vietata nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione. Cosa sono i fornici? Mi fai vedere cos'è il fornici? Mi fai vedere? Non mi sta dicendo nulla. Mi ha mandato ad un'altra scheda. What the fuck? Mi ha mandato a un'altra scheda. Ok. Non sapremo cosa sono i fornici. A meno che. Aspettate, ragazzi. Tanto il tempo ce l'abbiamo. Abbiamo altri 20 minuti. Fammi vedere. Oh no, non c'è scritto, non c'è scritto. Fornici, che cosa è fornici? Ne sto approfittando perché abbiamo un attimo tempo, ma cosa sono fornici? Ah, gli archi, ok. Allora, ragazzi, il fornici è questa roba. A parte mi sa. Fornice, mi sa che voi comunque state vedendo. È questa roba qua. È quest'affare qui, ragazzi. Quello che noi chiamiamo semplicemente arco. Vabbè, non sta caricando l'immagine a qualità piena, ma abbiamo capito se. È vietata la sosta? Sì. Il conducente di un'autovettura deve prevedere la difficoltà di valutazione della velocità del proprio veicolo da parte di un ciclista che. Aspetta. Ok. Che trovandosi sulla stessa corsia di marcia si accinge a svoltare a sinistra. Vero. Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo in figura, se accesa durante la marcia, indica insufficiente pressione dell'olio di lubrificazione del motore. Se potessi vedere l'immagine, grazie. Allora, intanto è rossa, sì. Insufficiente pressione dell'olio, sì. Le spie sono un macello, grazie. I caschi da utilizzare alla guida dei ciclomotori non necessitano di omologazione. Falsissimo. La patente di guida è confermata a seguito di esito favorevole della prova tecnica di guida periodica. Aspetta. Come sarebbe periodica? È quel periodica che mi sta un attimo confondendo. Cioè, credo che a cose normali tu dia l'esame pratico una volta sola se tutto ti va bene nella vita. È questo periodica che mi sta confondendo. Mi verrebbe da dire falso per il periodica. Se la sbagliamo, voglio vedere. Oh mio Dio, grazie! Il periodica mi stava fregando, grazie. Dopo un incidente stradale è obbligatorio apporre il segnale mobile di pericolo sul lunotto posteriore del veicolo prima di andare via. Falsissimo, falsissimo. Cioè, bisogna restare col veicolo fermo lì se siamo stati noi a causare l'incidente o comunque siamo rimasti coinvolti. Dobbiamo restare fermi, dobbiamo lasciare il veicolo dov'è e a 150 metri mettere il triangolo che è la segnalazione mobile di pericolo. Che dovete avere in auto per legge. Se un ferito della strada è in stato di incoscienza, bisogna metterlo in posizione semiseduta. Incoscienza. Sì? Penso di sì, non lo so. Cazzo, è falsa. Ci sto mettendo troppo a caricare, è falsa. Aiuto. Ancora non ci siamo arrivati a fare questa roba, però vorrei vedere perché è sbagliata. Però se il tempo continua a scorrere, io perdo un po' di tempo, fra. Sono infortunato. Ok, sì. Perché mi.
mi sta dicendo altre cose. Va bene. Alla domanda, se un infortunato della strada ha una ferita sanguinante, non bisogna coprirla per facilitare l'arresto spontaneo del sangue. Ma mi ha dato una risposta alla domanda che non è quella. Mi ha dato una risposta alla domanda che non era quella. Se un infortunato della strada ha una ferita sanguinante, si deve lavarla con acqua pulita, non calda. Ma non è quello che ho chiesto io. Non è quello che ho chiesto. Non è quello che ha chiesto a me. A me ha chiesto se un ferito della strada è in stato di incoscienza. Questo è un momento da foto per chiedere al mio professore la volta dopo. Perché non mi torna per nulla, perché il sito mi ha dato una risposta a una domanda che non era quella. È un attimo confusionaria la cosa, va bene. Il fondo di garanzia per le vittime della strada garantisce un vitalizio al conducente infortunato. A vita? No? È possibile modificare l'impianto di scarico purché si autocertifichi che ciò non comporta aumenti del consumo del carburante. Dovrebbe essere autorizzato, dico falso. Infatti falso perché ogni cambiamento all'auto deve essere autorizzato. O al veicolo. In un veicolo a motore gli ammortizzatori scarichi aumentano il rischio di rottura delle molle delle sospensioni. Vero. Il segnale raffigurato preannuncia il diritto di precedenza nei sensi unici alternati. Vorrei vedere il cartello, grazie. Preannuncia il diritto di precedenza. Sì? Perché è falso? No! No, ragazzi, lo state vedendo anche voi, mi sta dando risposte a domande che non sono quelle. Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione, ho il segnale di curva a destra. No, ragazzi, mi sta dando delle risposte che non sono che non sono correlate alle domande. Che cazzo sta succedendo a questo sito? Non so cosa sta succedendo, ragazzi. Mi sta dando delle risposte a domande che non sono quelle. Che cacchio gli prende a questo sito? Vuoi vedere che è successo perché ho aperto la seconda scheda? Perché ho aperto un'altra scheda e si sono mischiate le domande? No. Il segnale raffigurato indica che possono transitare tutti i veicoli esclusi quelli delle categorie rappresentate. Divieto di transito. Vero. Almeno questo, dai. Il segnale raffigurato indica che si può transitare a destra o a sinistra di uno spartitraffico. Mi fa vedere il cartello? Non è lo spartitraffico. Falso, perché tanto è inutile, perché è lo stesso. Obbligo il conducente a passare a sinistra di un'isola di traffico. Non c'entra un cazzo l'isola di traffico! Mi sta dando delle risposte a domande che non sono quelle! Ma che cacchio succede? Ok, questa la posso aprire, ma siamo a 4 errori, se ne facciamo un quinto è finita. In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci dobbiamo dare la precedenza anche se il semaforo ha luce verde. Falso. Le strisce lungo il centro della carreggiata possono essere bianche o azzurre. Mi fai vedere? Non c'è immagine. Le strisce al centro della carreggiata non possono essere azzurre. Le luci rosse accese lampeggianti in figura indicano uscita obbligatoria dall'autostrada. Falsissimo, questo è il passaggio a livello o il pericolo ponte mobile. Se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle a motore spento si ha un sovraccarico di corrente elettrica. Se si fa una lunga discesa a motore spento non si frena. Lo spazio totale di arresto non dipende da velocità. Falso. Per dire ragazzi, se voi viaggiate a 200 km all'ora, non ci mettete lo stesso tempo a fermarvi di quando viaggiate a 50 all'ora. Prima di cambiare corsia è necessario accertare che le corsie siano separate da una striscia continua. Vero? No, tanto mi dirà che mi darà la risposta a un'altra domanda, di sicuro. Poi ci mette 2 anni a caricare. Ci mette 2 anni a caricare. Dai, a quale altra domanda sbagliata mi dà risposta? Chi intende cambiare corsia,
Cioè, la domanda a cui mi risponde lui è: chi intende cambiare corsia deve controllare che la corsia che vuole occupare sia libera davanti per un tratto sufficiente. Non è la domanda che avevo io. Non mi dà le risposte giuste. Non mi dà le risposte giuste. E comunque sarebbe corretta questa cosa qua, perché, grazie, perché se ti accorgi che la striscia è continua, ti accorgi che non puoi sorpassare. No, ragazzi, questa sera è buggatissimo questo sito. Ok, sono scemo io che sto sbagliando le domande, è vero, ma il sito che mi dà risposte a domande che non sono quelle non è colpa mia. Nella situazione rappresentata in figura, il veicolo T deve attendere il transito del veicolo G. Falsissimo, il tram ha sempre precedenza su tutto. Se si viene sorpassati mentre sopraggiunge un veicolo dal senso opposto, è consigliabile ridurre la velocità. Vero. È possibile trainare rimorchi non immatricolati se di massa inferiore a 750 kg. I limiti. Falso. Nei veicoli che non sono muniti del comando per disabilitare l'airbag dal lato passeggero, il seggiolino per bambini non deve essere sistemato sul sedile anteriore con lo schienale rivolto verso la strada. Che non sono muniti di comando. Ok, è vero. Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere fondo stradale scivoloso, vero? È opportuno per il conducente che accusa segni di stanchezza avvicinarsi il più possibile al veicolo che lo precede nella marcia. Falso, ci si schianta. Non sono arrabbiato col fatto che ho fatto 5 errori. Sono arrabbiato col fatto che il sito non mi ha dato le risposte corrette. Sono arrabbiato col fatto che ho sbagliato una domanda e il sito mi ha dato risposte ad altre domande. Ragazzi, non fa una seconda scheda oggi, sono troppo tilted. Sì, ma non mi fa vedere comunque. Va bene, tanto. Chiudi esame, tanto non credo che. 5 errori. Mi fai rivedere, scusami. Magari se lo faccio adesso, mi fai effettivamente. Questi non sono i cartelli che ho avuto io. Non sono i cartelli che ho avuto io. Questi non sono i cartelli che ho avuto durante questa scheda. Che cacchio succede? No, ragazzi, è buggatissimo. È buggatissimo. Ragazzi, se abbiamo in video la prova che queste non sono le domande che mi sono uscite. Che cosa stracazzo succede? È buggatissimo, ragazzi, è buggatissimo. No, al momento non voglio fare una nuova scheda. Voglio chiudere il sito e riaprirlo perché ci sono troppe cose che non mi tornano. Allora, ragazzi, a questo punto proviamo a uscire e rientrare nel sito e vedere se questa volta. Sì, intanto Ben in fase di editing avrà staccato roba. Proviamo a uscire e rientrare dal sito. Per vedere se la cosa si risolve, perché è buggatissimo, mi ha dato risposte a domande che non ho fatto e alla fine mi ha dato una scheda che non era la mia. Ora proviamo a farne una seconda, proviamo a fare una seconda scheda sperando che tutto vada bene, perché mi sembra troppo strana come cosa. Dovrò farlo presente al mio istruttore di scuola guida, glielo dovrò far presente. Perché è troppo strano che mi abbia dato risposte che non sono quelle, che mi abbia dato una scheda che non era quella. Allora, ragazzi, scheda numero 3, che in realtà sarebbe la 2 di oggi, ma per il sito è la 3. Calmiamoci e restiamo calmi, perché se ci arrabbiamo non andiamo da nessuna parte. Il conducente di un veicolo deve essere paziente e tollerante anche in caso di rallentamento della circolazione, è vero? In presenza del segnale raffigurato, il pericolo è minore in caso di pioggia. Mi fa vedere il segnale raffigurato, per favore? Grazie. Il pericolo è minore in caso di pioggia. Falso. Questa è una discesa pericolosa e il fatto che piove, che quindi la strada è bagnata, indica che il pericolo è maggiore. Il segnale raffigurato consente la sosta in alcune ore e la vieta in altre.
Consente la sosta in alcune ore e la vieta in altre. Vero? Il segnale raffigurato indica la fine del limite di lunghezza massima dei complessi di veicoli. Falso, questo indica che da questo momento in poi si può scendere sotto 30 all'ora. Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo. Me lo fai vedere, per favore? Questo è un segnale di dare precedenza. È pericolo oppure obbligo prescrizione? No! È obbligo prescrizione. La segnaletica in figura indica un attraversamento pedonale che può trovarsi anche nei piccoli centri abitati, vero? Le luci rosse accese lampeggianti in figura si trovano in vicinanza di un posto di blocco della polizia. Falso, questo è passaggio a livello o ponte mobile. Il segnale raffigurato indica una riduzione da 2 a 3 corsie. Non esattamente. Oddio. Questo sicuramente è che si trova nella superstrada. Ma da 2 a 3 corsie. Mi verrebbe da dire di sì, ma non sono molto sicuro. Potremmo sbagliarla. Oddio, invece era corretta. Il segnale raffigurato può essere preceduto da un segnale di preavviso. Vero? Dovrò sapere quale è il segnale di preavviso. Il segnale raffigurato consente il transito nei giorni festivi e nelle fasce orarie indicate ai soli pedoni. Aspetta, aspetta. Il segnale raffigurato consente il transito nei giorni festivi e nelle fasce orarie indicate ai soli pedoni. Oddio, questo mi confonde un sacco. Cioè, questo indica che è zona pedonale. Nei giorni festivi dalle 8 alle 20. È zona pedonale? Falso. Perché? Ora, se mi dà una risposta che non è alla domanda, mi arrabbio. Cioè, se intende il transito dei pedoni è corretto, ma se intende il transito dei veicoli è sbagliato. Grazie! Almeno questa volta mi ha dato il cartello corretto. Grazie. Il pannello integrativo raffigurato, tempo di validità che è 8:20, indica il tempo di validità durante il quale vige la prescrizione limitatamente ai giorni festivi. Il segnale raffigurato consente il transito nei giorni festivi e nelle fasce orarie indicate ai soli pedoni. Ma scusami un attimo, no, ora faccio un'altra foto. Questa è la puntata del Facciamo le foto che Ben chiederà al suo professore alla prossima lezione, perché c'è. No, non riesco a capire se intende il transito di pedoni o il transito di veicoli. Me la devo far spiegare un sacco. È obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi ogni volta che si percorre un cavalcavia. Falso. La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 130 deve essere di circa 20 metri. Falso, se viaggi a 130 e freni non ti bastano nemmeno 20 metri. Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso deve dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungono. Vero? Nell'attraversare, anche perché se non lo fai ti schianti, nell'attraversare l'incrocio in figura i veicoli passano il seguente ordine, CLAD. Allora, fammi vedere. Falso. Falso. L passa per primo, poi passa C, poi passa A e poi D. È LCAD, quindi falso. La distanza di sicurezza va rispettata anche quando si inizia la manovra di sorpasso. Vero. Perché se voi state sorpassando, ma quello davanti a voi inchioda all'improvviso, voi avete ancora il tempo per riuscire a mettervi dal lato. Il conducente di un autoveicolo può lasciare il motore acceso se sosta per poco tempo. Falso. Se è sosta, il motore va fermato. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, il conducente deve segnalare tempestivamente il cambio di corsia servendosi degli indicatori di direzione. Autostrada e strada extraurbana principale. Vero? Sì. Il simbolo raffigurato si trova
su una spia che si attiva quando sono accese le luci di posizione. Me lo fai vedere per favore? Sì. No, perché no? Perché no? Mi fai vedere perché è sbagliata? Il simbolo raffigurato indica il comando degli indicatori di direzione si trova sulla spia. Il simbolo raffigurato indica il comando degli indicatori di direzione. Qual è la differenza fra luci di posizione e indicatori di direzione? Ah, sono scemo. Madonna, ragazzi, oggi non è giornata. Sicuramente sbaglierò minimo altre due. I guanti ad uso motociclistico non sono idonei alla guida di ciclomotori a due ruote. Falso. Circolare con un'autovettura su autostrada, su strada extraurbana principale, avendo conseguito la patente categoria B da meno di 6 mesi, comporta una perdita di punti sulla patente. No, con la patente B si può andare sull'autostrada. Falso. Si può andare in autostrada. Cavolo, un mio amico che hanno patentato mi ci ha portato. Durante la circolare. Scusatemi. Durante la circolazione su strada, per rendersi maggiormente visibili, i motocicli devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti anche di giorno. Vero. L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di farmaci sedativi. Vero. Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro stradale può far riparare il proprio autoveicolo. Che cavolo ne so io? Cioè, se io devo riparare i danni che ho causato a un'altra persona, posso far riparare il mio veicolo? Tecnicamente sì. Ok. Cioè, nulla mi impedisce di ripararlo. I rimorchi vuoti che sobbalzano eccessivamente possono essere causa di rumore, vero? Il servofreno a depressione può funzionare anche a motore spento, purché se è inserita la chiave di accensione nel quadro. Cos'è il servofreno a depressione? La depressione è quella che prende a me fra poco, ma. Vero? È sbagliato. Non so nemmeno cosa sia il servofreno a depressione. Sta a vedere che è una cosa tipo il freno a mano, eh? Da vedere che è una cacata. Ragazzi, oggi non è giornata davvero. Gli impianti di frenatura dei moderni veicoli leggeri sono spesso dotati di servofreno. Occorre tenere presente che se il motore è spento, il servofreno a depressione non funziona. Vi fa vedere l'immagine? Ok. Ok, oggi non è giornata, ragazzi. In presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare esclusivamente in caso di nebbia. Falso, bisogna sempre rallentare. In presenza del segnale raffigurato le autovetture non possono superare la velocità di 70 km all'ora. Falso, questo indica che bisogna restare a. No, aspetta. 70 metri di distanza l'uno dall'altro? Cioè. Falso. Il segnale raffigurato è posto all'inizio di una strada senza uscita. Falso. Il segnale raffigurato invita ad usare prudenza perché altri veicoli potrebbero immettersi nel flusso della circolazione. Vero. La striscia trasversale continua in figura indica il punto in cui dobbiamo arrestarci ad un incrocio se non è regolato. Vero. Perché è falsa? Perché è falsa? La striscia bianca trasversale continua a indicare il punto in cui i conducenti devono fermarsi per effettuare una segnalazione d'arresto e fin qui ci siamo. Vale a dire, ad un incrocio regolato da semaforo o da agente, in presenza del segnale fermarsi dalla precedenza relativa a scritta stop, permettere la passata. Sì. Ok, sì. Qualora l'incrocio non fosse regolato, non impone nessun obbligo d'arresto. Allora che cazzo ce la metti a fare? Che cazzo ce la metti a fare allora? Ragazzi, quattro errori, dai, ora ne facciamo un quinto e ci inculiamo. Quando il vigile si espone le braccia aperte così, bisogna arrestarsi prima della striscia trasversale di arresto, vero? Questa è corretta almeno, eh? Il limite massimo di velocità per un'autovettura sulle strade extraurbane.
Il limite massimo di velocità per un'autovettura sulle strade extraurbane secondarie è di 90 all'ora. Extraurbana secondaria. Strada urbana, urbana e scorrimento. Extraurbana seconda, vero. Il valore della distanza di sicurezza deve essere almeno pari a quello della distanza di visibilità. Il valore della distanza di sicurezza deve essere almeno pari a quello della distanza di visibilità. Falso. Quando si vuole cambiare corsia, bisogna controllare che la corsia da impegnare sia libera davanti per un tratto sufficiente. Vorrei anche vedere. Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura, il veicolo S transita dopo il veicolo T, ma prima del veicolo A. Mi fai vedere chi è. Allora, S transita dopo T, ma prima di A. Vero, passa prima il tram, poi passa S perché A. Aspetta, no. No, passa prima T, poi passa A perché la destra libera S passa per ultimo. Quindi falso. Nella fase di sorpasso, il conducente è tenuto a evitare di stringere o di tagliare la strada al veicolo sorpassato, vero? Il caravan non è considerato un rimorchio perché può essere adibito ad alloggio. Falso. Cioè, nel caravan, che è la roulotte, non si può stare dentro se si sta viaggiando. Non è obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza su un'autovettura da parte di persone anziane. Falso, la cintura di sicurezza va sempre messa. La distanza percorsa durante il tempo di reazione non varia con la velocità. Falso. Chi guida un veicolo senza motore, con una concentrazione di alcol nel sangue superiore al limite stabilito, non è soggetto ad alcuna sanzione. Io penso che se guido la bicicletta, ma ho bevuto 40 sciottini, qualcosa me lo dicano comunque. No, non so se la domanda è giusta o corretta perché non mi ha segnato la X. Non mi ha segnato la X e non posso sapere se è giusta o sbagliata. Per favore, per favore. Almeno questa. Almeno questa, per favore. Ok, almeno questa volta la scheda è corretta. Ok, sì. Tanto non mi fa vedere ovunque, quindi chiudi esame. Per favore, per favore, per favore, per favore. Voglio rimettermi a giocare Bugs Bunny, per favore, dimmi che va bene. Allora, ragazzi, avere la connessione lenta ti fa salire l'ansia ancora di più. Che culo! L'ultima era corretta. Idoneo per il rotto della cuffia. Quattro errori. Ci siamo rifatti, ma quattro errori non ci piacciono, signori. Va bene, ci è andata così, ragazzi. Oggi ci è andata così. Quindi, qui è Ben. Che spera di non aver fatto troppe figuracce. Però, ragazzi, che sia andata bene o male, spero che voi abbiate imparato qualcosa da questo video, anche perché è la ragione per cui lo faccio. Quindi, ciao!